Una festa dedicata al vino inizia e l'altra finisce, così è per la 39esima edizione della Vini Milo, che chiude con un bilancio più che positivo, preparandosi già all'edizione numero 40 che verrà presentata al Vinitaly 2020. Il prestigioso appuntamento con Volcanic Wines, Volcanic Food a Barone di Villa Grande è stato come sempre fra gli appuntamenti più attesi, che ha visto 100 vini bianchi vulcanici italiani e non solo in libera degustazione, accompagnati da piatti dei territori vulcanici. 10 consorzi e 6 regioni hanno celebrato il successo di Vini Milo. Anche quest'anno la presenza di Aldo Lorenzoni, direttore del consorzio di tutela del Suave Doc, conferma il sodalizio con il Veneto. Sì, sono 10 anni che lavoriamo anche insieme col comune di Milo. Stiamo lavorando molto bene, eravamo in pochi quando siamo partiti, oggi praticamente tutti i territori vulcanici italiani sono con noi, ci stiamo guardando attorno, è un network che cresce, dal prossimo anno anche qui a Milo ci saranno produttori che arrivano da tutto il mondo. Abbiamo un grande racconto da fare, finalmente abbiamo un'idea nuova, forte, che possa riunire tanti produttori italiani. I vini sono straordinari e meritiamo un successo sempre più importante. Circa 2.000 bottiglie dell'Etna stappate nelle 2 settimane di Vini Milo, oltre 50.000 tra visitatori e amanti del vino, giunti ad animare le vie del borgo, 300 etichette dall'Etna, Sicilia, Austria e Francia, 600 e più partecipanti alle 15 degustazioni a tema guidate da professionisti del settore, fra vini e spumanti dell'Etna, oli DOP siciliani, formaggi da pascolo da tutta Italia, salumi e dolci. 3 tavole rotonde col contributo del mondo accademico, degli enti pubblici e delle associazioni, tra produttori anche di altre regioni italiane. L'apertura al pubblico dell'Ecomuseo del Castagno a Fornazzo, con la mostra di Land Art e le opere di Alfio Bonanno, 3 cene gourmet tra vigne e cantine e nel cuore di Piazza Belvedere a Milo, 4 incontri con scrittori nell'Enoteca Letteraria, nella scalinata di Largo dei Mille. E infine, oltre 200.000 visualizzazioni e interazioni sui profili social e la presenza della stampa italiana ed estera hanno sancito il successo di questa 39esima Vini Milo. La 39esima edizione ci ha regalato tante soddisfazioni e ci siamo resi conto che oramai bisogna puntare in alto, più in alto di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Nella 40esima edizione noi ci auguriamo, anzi siamo sicuri che sarà ancora più importante, tant'è che stiamo programmando di presentare la prossima edizione di Vini Milo a Vinitaly. Abbiamo già preso contatti con l'assessorato regionale all'agricoltura e la presenteremo proprio nel padiglione Sicilia a Vinitaly, invitando tutti i protagonisti di questa manifestazione a presenziare appunto a questo importante evento che faremo la prossima primavera. Vi aspettiamo all'edizione numero 40 di Vini Milo.